L'idea di Roberto, di avere Roberto Vecchioni con noi è nata in realtà per me molto molto tempo fa, ad un suo concerto nell'82. Fu un concerto dove, oltre alle sue bellissime canzoni, Vecchioni parlò molto, io facevo allora al ginnasio, parlò molto dei miti greci e in qualche modo riuscì a farmi ritornare sui banchi di scuola, a studiare quello che dovevo, ahimè, studiare in quel momento, con un po' più di passione e voglia. E quindi gli devo questo. Quando ho ripensato al progetto di Odissea, un racconto mediterraneo, 4 anni fa è nato il progetto, volevamo assolutamente avere con noi Roberto Vecchioni. Ha accettato l'invito e quindi siamo più che felici di averlo con noi questa sera. Il prossimo appuntamento sarà ad aprile con Valerio Binasco e poi l'ultimo appuntamento di questi 6 episodi, queste 6 tappe della nostra odissea qui in teatro al Politeama Genovese sarà con Dario Vergassolo e Davide Riondino a maggio. Roberto Vecchioni è andato oltre il progetto, ha voluto scrivere 8 liriche inedite per la nostra odissea. 3 di queste sono state pubblicate oggi da Repubblica e sono sul nostro sito teatropubblicoligure.it. E troverete i testi di queste 3 liriche che ha scritto, assolutamente collegate, una è Penelope, una è Calipso e una è Nausicaa, al nostro progetto, quindi per il nostro progetto, ed è un regalo che ha fatto a noi e che farà a noi questa sera. Vi ricordo che il suo libro, Il Mercante di Luce, che è un bellissimo libro legato anche questo al potere di salvifico in qualche modo della parola dei testi classici, è fuori al bookshop e Roberto Vecchioni alla fine dello spettacolo sarà con noi al bookshop per firmare i libri. Detto questo, buono spettacolo con Roberto Vecchioni. Grazie. Ma quanta Genova! Ma quanta Genova e quanta gente. Poi non è uno spettacolo, è un pur parler, è un ricordare, è un amare, eccetera, eccetera. Anche perché questa è una storia meravigliosa, è la storia dell'uomo che ci ha inventati, è della storia di Odysseus, è la storia dell'uomo odiato. Odusma in greco significa essere odiato. È la storia dell'avversato, quello preso in giro dal destino, dal fatto, ma anche la storia di quello che se ne frega completamente, che va avanti, si sbatte nonostante qualsiasi avversità, lui la supera, perché noi possiamo riassumere tutti quanti insieme qua stasera a Genova, possiamo trovare autori meravigliosi nella storia dell'umanità. Certo che tutti quanti penseranno, per esempio, a Dante, a Shakespeare, eccetera. Per me gli autori più grandi della storia dell'umanità non sono quelli più bravi. Certo che Dante e Shakespeare sono i più bravi, però i più grandi sono quelli che hanno tagliato col passato e inventato qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo. E uno di questi è lui, cioè Omero, sicuramente. E poi ne parleremo, diremo perché. Poi ce ne sono altri 2, non Dante, Petrarca. Perché Petrarca ha incominciato ad aver paura dell'amore. Dante non ce l'aveva. Aveva paura del sesso, la fantasia, il sogno, il sesso, Dio, cosa sto facendo? Oddio, perdo. Grande. Rivoluzione meravigliosa. E gli altri sono i maledetti francesi, Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, quelli hanno cambiato tutto, ma il primo a cambiare qualsiasi cosa nella storia nostra, della funzione, della visione del mondo, dell'essere vicino al mondo, è stato lui, questo maledetto cieco incredibile che forse c'è stato, forse non c'è stato, forse è la somma di molte persone, forse è unico, non importa, però
L'importante è che lui ha piantato lì un'Iliade fatta di miti e di uomini sperduti dietro gli dèi per inventare, poco tempo dopo, un'Odissea meravigliosa fatta di un uomo che inventa la vita. Come la inventa la vita, Odisseo? Odisseo non ha paura di niente. Odisseo è l'antropos, l'uomo, l'anerandros, cioè quello che affronta qualsiasi avversità e in qualsiasi avversità combatte, si batte, ne frega niente, vince o perde non importa nulla. E Odisseo ha un'altra grandissima qualità, anzi più di una, il dubbio, che è nostro, ce l'abbiamo tutti i giorni, la paura, l'insicurezza, l'incertezza. Una delle immagini più belle di Odisseo, due sono immagini bellissime, anzi tre di Odisseo che io ricordo. La prima più bella è quella dello scoparsi continuamente la Calipso, giorno e notte da tutte le parti, però andare a piangere sulla spiaggia. Perché? Perché c'è questa sua lontananza da quello che sente suo, familiare. Tutti conosciamo l'Odissea, la sua famiglia è Itaca, la sua famiglia è Penelope, è lontanissimo da tutto questo. Però nel momento in cui si sente uomo e questa meravigliosa ninfa, figlia di Atlante, quindi bellissima, straordinaria, che gli promette continuamente: io ti faccio immortale, Odisseo, ti faccio immortale. E lui dice: non me ne frega niente di essere immortale, assolutamente. Però fa l'amore con lei continuamente perché è troppo bella. Ma la notte, dopo aver fatto l'amore, questo sconforto, quasi questa specie di insicurezza di essere uomini. Dopo tutto questo amore, la notte davanti alla spiaggia piange la sua donna che è lontana, che è Penelope. E questa è la prima grande immagine che ho di Odisseo. La seconda grande immagine che ho di Odisseo è la sua discesa agli inferi, che è la prima grande discesa agli inferi. Perché si va agli inferi? Voi dovete sapere, chi non lo sa, che l'aldilà per i greci era tristissimo. Non c'era speranza. Era nebbia, notte, buio, insicurezza, incertezza, paura. Era essere finiti. E allora uno delle più grandi voglie, desideri, non so così, dei più grandi eroi e dei più grandi scrittori era questo di infrangere il buco, di spaccare il muro che c'era fra l'esistenza e l'aldilà. E Odisseo va nell'aldilà per chiedere, e lo chiederà al grande indovino: cosa succederà di me? Cosa succederà della mia vita? In questo meraviglioso al di là lui conoscerà tutti i più grandi personaggi della storia che ha conosciuto, che sono morti, tutte le donne più belle, eccetera, eccetera, ma rimarrà quel problema insoluto, assoluto, che è dell'uomo che non ha avuto mai paura davanti a nessuna vicenda della terra, ma che lì, in quel momento, in quell'istante, davanti al buio, si dice: io finirò qui. Devo finire qui. Allora noi ci chiediamo, io mi sono chiesto tutta la vita, perché io ho insegnato greco per 40 anni, mi sono chiesto tutta la vita, perché un uomo combatte, si batte, non ha mai vergogna, non ha mai paura, sconfigge il nemico, ama le persone che ama, non distrugge se non quello che deve essere distrutto e ha un senso dell'onore altissimo. Perché ha tutto questo? Perché non sa assolutamente quello che succederà dopo, perché quello che conta è qui.
lui deve dimostrare, come dimostra Ulisse, come dimostra Achille, come dimostra Iace, come dimostrano tanti eroi, che la nostra vita la costruiamo noi, qui, in questo momento. E questo concetto, che è antichissimo, è un concetto illuministico, cioè l'uomo è più forte di tutto, di ogni cosa. Io non ho nessuna voglia stasera di fare cose, di dire cose oltre il normale o troppo colte, anche perché io sono un ignorante peggio di voi, quindi non è questo. Però quel poco che ho letto mi ha dato alcune impressioni. Adorno dice così. Adorno ha un grande amore per Ulisse. E sa qual è l'avventura di Ulisse? Qual è il suo racconto? È l'alterità, l'alternanza, l'altro, quello che non conosci. E andare a sbattersi contro quello che non conosci. E non aver mai paura di quello che non conosci. Per Adorno questo è il senso della vita. In ogni caso, chi l'ha letto e lo conosce sa che è così. Non ci si ferma al conosciuto, si va oltre. E Ulisse è il prototipo di questa capacità di andare contro quello che non conosci. L'inconoscibile, batterlo, sconfiggerlo, sorpassarlo, dribblarlo, fingere, inventarselo. Ecco. E questa è la sua bellezza che io sempre ho amato. E quindi Ulisse nell'aldilà e vede sua mamma, che forse non è manco sua mamma, Anticlea forse non è manco sua mamma. Io ho sempre sperato e pensato che la mamma di Ulisse fosse Euriclea, cioè la sua nutrice, perché lo amava così tanto che pensavo, quando ero ragazzo pensavo Euriclea, non è possibile. L'unica che riconosce Ulisse quando torna a casa è lei, perché vede questa ferita sulla coscia che gli ha fatto un cinghiale e che lei ha ricucito. E ho detto, è solo una mamma riconosce un figlio in questo modo. E quindi Laerte sicuramente avrà fatto le corna ad Anticlea e si è fatto la nutrice ed è nato Ulisse, probabilmente l'ha messo nascosto da qualche parte, ma queste sono invenzioni mie, non è che siano. E questo è il secondo momento. E il terzo grande momento di Ulisse, ma ce ne sarebbero tantissimi altri, non è che sia solo il terzo, ce ne sono tantissimi di momenti straordinari, è la vendetta. Allora lì c'è tutto un flagello di situazioni comiche, tragiche, introspettive, nascoste, finte, ricordate. Tutti quanti lo sappiamo com'è andato, quindi non è che ce la stiamo a raccontare. E arriva che fa schifo. Fa schifo come quando l'aveva visto la ragazzina, Nausicaa, tanto tempo prima. Fa schifo, brutto, orribile, sembra un una specie di povero accattone. E così. Nessuno lo considera, anzi gli buttano gli avanzi. Chi sei tu, vaffanculo. E c'è una platea di personaggi meravigliosamente attuali. Si chiamano proci, lo sapete tutti che si chiamano proci, ma quanti proci ci sono oggi? Io direi che il mondo è pieno, l'Italia è piena di proci, piena zeppa. E Ulisse simbolicamente ce li uccide tutti, li ammazza. Ha questa capacità di entrare in questa sala meravigliosa, me la ricordo come fosse un film, perché quando ero bambino e leggevo la storia e dicevo, questo sta vendicando. Poi sono venuti tanti film, tante cose con questi vendicatori, ma lui è stato il primo. Entra in questa sala, nessuno lo considera, nessuno sa chi è, becca questo arco in mano e non ce n'è più per nessuno. Tutti quanti
uno dopo l'altro, zac, 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 cioè l'ignoranza, la imbecillità, la stronzaggine, la persecuzione del mondo, la violenza, perché i proci sono questo, la cattiveria, la finzione, plap, cascano, uno dopo l'altra. E allora Ulisse lì non è solo un vendicatore, è l'eroe, cioè quello che ci dice la vita è questa, la vita è un valore, e quelli che non hanno questo valore, che muoiano. E li uccide tutti. Per me è l'epica, il momento più alto che ho nel ricordo da ragazzo, della voglia di verità, di giustizia, di amore, di sogno, di non potere. Tutto questo Ulisse me lo dà in un attimo, è da grande eroe, perché è più di Superman, molto più di Batman. Figurarsi, questa freccia una dopo l'altra e li ammazza tutti, za, 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 za. Cascano tutti, e non solo loro, tutte le olgettine che stanno... Tutte le troiette che stavano intorno a loro. E beh, questa è l'Odissea, mica lo dico io la storia, eh? Cioè tutte le ragazzine, le femminucce, le belle ragazzine che si facevano strachiavare dai proci e che ne fregava niente, ecco, esatto. Arriva Ulisse, muoiono tutti e loro, ah, aiuto, salvami, salvami, salvami. Ma cosa ti salvo? Cosa ti salvo? Ma non hai capito niente della vita? Assolutamente. Vattene da un'altra parte, scappa, fuggi, perché Ulisse non è poi così vendicativo. Andate pure via, però non statemi più tra i maroni. Veramente, basta. Le donne, e ieri o l'altro ieri, quando era? Era la festa della donna. Le donne sono un'altra cosa. Non siete voi. Sono un'altra grande, più grande di me cosa. E allora quali donne? Perché Ulisse, in realtà, di donne ne ha conosciute tante, tantissime, e ne ha amate tante, e ha sparso figli nel Mediterraneo da tutte le parti, in ogni modo. E purtroppo quello che connota la storia di Ulisse è l'addio delle donne. Io l'altro giorno, pensando di venire qua, ero in macchina e stavo andando in un posto a cantare e ho detto, devo scrivere due cose su alcune, così al volo, su alcune donne che ho amato nella storia di Ulisse, che adesso vi racconto, ve le leggo, perché questa non è la storia di Ulisse, è un ribaltamento, è la storia delle donne che vedono Ulisse, cioè come l'hanno visto e come l'hanno sofferto, come l'hanno amato e come l'hanno perduto, o come lo perderanno, perché addirittura Penelope lo perderà. Lo dice Dante, non lo dico io. Quando torna a casa, cosa fa Ulisse? Dice, ciao Penelope, ti voglio bene, ammazzo i proci, poi vado via. Ma come vai via? Sei appena arrivato. Ma io sono fatto così, gli uomini sono questi, cioè gli uomini non possono stare a casa, gli uomini devono andarsene da un'altra parte. E questa è la vicenda di Ulisse, è la sua storia. Cosa fa appena uccisi i proci? Abbraccia la moglie e va a scoprire cosa c'è oltre le colonne d'Ercole. E quando ne parla Dante, dice Ibris, si chiama Ubris questa cosa in greco, cioè supponenza, tracotanza. E infatti, se qualcuno si ricorda il meraviglioso canto di Dante su Ulisse, un'onda lo sommerge, Ulisse, perché non può andare oltre i limiti. Nel concetto misterioso, straordinariamente, direi anche fideistico di Dante,
un uomo non può andare oltre certe misure. Ma non è così nel concetto di altri scrittori grandissimi, perché Ulisse è stato scritto da tanti, da tantissimi. Io vi ricordo al volo alcuni, altri ve li ricordate sicuramente, non c'è problema. Ma a parte Dante, per esempio, Primo Levi parla di Ulisse e lo vede come un eroe splendido, meraviglioso, che rinnova la vita. Primo Levi lo vede nella sua chiave, perché è ovviamente antinazista, e lo vede come qualche cosa che è l'uomo vero, quello che è oltre le tracotanze, e lo accetta in questo modo. E poi Pascoli fa una storia di Ulisse meravigliosa, lo vede al contrario, vede Ulisse non in tutti i suoi viaggi e nell'arrivo a Itaca, no, vede Ulisse da Itaca in poi, perché Ulisse a un certo punto ha una spaventosa voglia di ritornare a vivere in mezzo al mare. E questo è il senso di Ulisse, è il senso degli uomini. Il senso di Ulisse è il mare, cioè l'inconoscibile, l'alterità, dover andare, doversi muovere, dover cercare. E lo vede così Pascoli, che tra l'altro è uno che descrive personaggi storici in una maniera meravigliosa, nei Canti conviviali di Pascoli, che è un poeta che bisognerebbe rileggere, perché non è assolutamente un poetucolo dei pianticelli e della cavallina storna, è un poeta di grandi poesie, grandissime, alte, molto alte. E quando lui torna dove? Da Calipso, per andare a morire da Calipso. Perché per Pascoli, che ovviamente ha questo senso drammatico della vita, l'ultimo appuntamento più grande nella vita di qualsiasi uomo è l'accettazione della morte. E vede Ulisse anche in questo senso. D'altronde Pascoli, che è un grecista immenso, sa benissimo che per i greci antichi questo appuntamento, questa specie di nozze, è la cosa più alta che un uomo può aspettarsi, cioè la fine. E tutti lo sanno dal principio che c'è la fine. L'importante della fine è che sia bella, che sia non banale, che sia meravigliosa. Combattere contro i nemici, combattere per amore, combattere in qualsiasi modo, finire in quel modo lì. Straordinario. Cavafis è un grande poeta greco attuale che vede Ulisse, beh, d'altronde anche Foscolo, baciò la sua petrosa Itaca Ulisse, perché Foscolo era di lì, era di un'isola vicina, e sente la lontananza, la vicinanza di quest'uomo altissimo e grandissimo. E poi, perché no, ultimo, ma non ultimo, e lo sappiamo tutti, Joyce. Allora, Joyce, io spero che qualcuno sia andato oltre la decima pagina di Ulisse. Io sono arrivato alla dodicesima, però ho letto tutti i riassunti, quindi... Vabbè, l'Ulisse di Joyce è uno sfigato mai visto. Non gli aveva bene una, ma d'altronde quello è il senso della vita. Lui è in mezzo a tutti i casini, più casini, più casini, ed è il senso dell'uomo, è il senso, è questo affrontare continuamente l'avversità. E poi il senso del Novecento, quando Adorno racconta Ulisse, perché la visione di Adorno è meravigliosa, Ulisse è uno che va e torna, Adorno dice anche, non va per tornare, come dicono tanti altri commentatori di Ulisse. Cioè le concezioni di Ulisse, è nostra, la concezione della vita è duplice, non ce ne sono altre,
Allora, noi uomini, uomini o anche donne, o comunque chi affronta la vita, lo fa per due scopi. Due. O andare e conoscere il mondo e sbattersi in questo mondo e continuare a tentare di conoscerlo. O secondo scopo, andare, conoscere il mondo, rompersi il cazzo e tornare indietro. Questi sono i due, non ce n'è altro. E pensate che uno dei più grandi poeti del Novecento, che è Rimbaud, che era un pazzo completo, nelle Bateau Ivre, cioè il battello ubriaco, lui che pensava che bisognava conoscere il mondo in ogni caso, nelle ultime strofe, l'ultima strofa, l'ultima, dice: io che ho conosciuto tutto il mondo, eccetera, 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 e i mari, e i fiumi, eccetera, eccetera, non c'è più niente di più bello della pozzanghera sotto casa mia dove da bambino facevo andare la barchetta di carta. Questo è Rimbaud, che tutti pensiamo sia un grande rivoluzionario. Ma andate, se qualcuno ha il tempo, cioè tu, su tutte le antologie, vada a rileggersi Le Bateau Ivre. Allora è questa la fine, è un ritorno alla cosa che più ami. Però è anche l'assillo che ci prende noi maschi, più delle donne, noi maschi. Quanto tempo riusciamo a stare insieme alle cose che amiamo? Che questa è la domanda. Io me la pongo sempre. Io che ho 4 figli, ho 3 nipoti, ho una moglie meravigliosa, ho una vita tranquillissima, bellissima. Ma più di tanti giorni, questa vita bellissima, non riesco a tenerla. Devo uscire, devo andare, devo cercare una cosa nuova. Perché? Perché sono insoddisfatto. Perché tutti gli uomini, tutti noi, forse più i maschi che le femmine, siamo insoddisfatti. Siamo insicuri, incerti, abbiamo paura, abbiamo voglia di cose diverse, di cose nuove, di novità. E lo facciamo. E facendo questo facciamo anche del male a delle persone, magari. O facciamo del male a delle donne, soprattutto. Eppure è il nostro destino. Ed era il destino di Ulisse, che ha sempre avuto questa duplicità di essenza. Dopo ne parleremo in un altro modo, adesso cantiamo anche, non c'è problema. Questa duplicità di essenza, cioè il bisogno assoluto, d'altronde quando era da Calipso era così, il bisogno assoluto di una percorrenza di se stesso, di un'accettazione di se stesso, di una tranquillità di se stesso, che significava ritornare a casa. È un altro bisogno altrettanto assoluto di non accontentarsi mai, di volere sempre qualche altra cosa. E qui ci sono le sue ragazze, le donne che hanno sofferto per lui. E queste tre ve le racconto come le sento io, e poi cantiamo anche una canzone che parla di questo periodo, parla della guerra di Troia e parla della vita, anche delle vicende di Ulisse. Beh, ma questo è diverso da tutto, dai, eh? Questa serata non è normale. Allora, Nausicaa, vi ricordate chi era, no? Nausicaa, che c'ha questo senso del mare, della nave, che va e viene. Era una bambina, una ragazzina. Lei era lì che giocava a palla con le sue ancelle e a un certo punto vede quest'uomo orribile, che è Ulisse, che è naufragato, che entra nell'isola dei Feaci, e lo guarda e lo vede. E questa visione è già tutto. Cioè, questo è un uomo, Ulisse è già grande, è uno che ha fatto la guerra di Troia, ferite, botte, di tutto quanto. Però questa ragazzina è la prima volta che vede un uomo così bello, anche così nudo, devo dire, perché Ulisse non c'aveva niente addosso, quindi così bello e così nudo. Ed è innamorata subito. E lo porta a casa dal papà Antino. Ed è qui che comincia l'Odissea.
che prima è Telemachia, cioè prima è il racconto del figlio. E poi l'Odissea, cos'è l'Odissea? L'Odissea è il racconto della sua vita che fa Ulisse a un re. E questo re ha una questa figlia che si chiama Nausicaa. Ma a un certo punto Ulisse deve salutarli, deve andarsene. E Nausicaa ha questo sentimento e dice: ti ascolto. E tremo, cullata, inebriata al vento delle tue parole. Sei l'albero del mio giardino, l'accordo di cetra, l'insolente voglia della tua tenerezza. Sei l'uomo, la moltitudine dei prati e dei mari, e poi l'approdo, che è un momentaneo abbaglio per me che fremo, poggiata alla colonna, e sfioro il mio fianco come a pensarlo tuo. E subito il rimorso di averti pensato come una donna, io che sono bambina. Passerò i giorni a ripetermi l'estasi delle tue parole, come infiniti ritorni di un'onda e della spuma che non mi può bagnare, e di un ingenuo, impossibile amore. Ben diverso il senso, anche un pochino più incazzato, il senso di Calipso. Calipso in greco significa nascondere, cioè infatti calupto, il verbo calupto significa nascondere. Cioè lei nasconde Ulisse in quest'isola, che è l'isola di Ogigia. Lo nasconde, lo vuol proteggere, però non lo lascia partire in realtà. Vorrebbe che lei lo amasse. E addirittura gli promette l'eternità, ma a Ulisse dell'eternità non gli frega proprio niente, ha tutti altri pensieri. Ma Calipso ha un'altra, Calipso non, cioè leggendo l'Odissea, devi leggere Calipso, non devi leggere Ulisse che conosce Calipso, devi leggere cosa passa nella mente e nel cuore di questa ninfa, perché in realtà è una ninfa, figlia di Atlante. Cioè è più di una donna, è una cosa molto di più. Però, minchia, cosa c'ha dentro sta donna? Che paure, che drammi. Pensate a una donna che non vede mai un uomo, bella come il sole, costretta da una specie di maledizione a vivere in un'isola da sola. E improvvisamente arriva Brad Pitt. E sono lei e Brad Pitt per anni. Insomma, ho visto, passa negli occhi di qualche ragazza, ma di qualche donna soprattutto. Il marito non c'è, preoccupati, c'è solo Brad Pitt. E lei, al momento in cui lui invece basta, se ne va, ha questo pensiero: io sono sola, di quella solitudine che dà l'essere immortali. Questo è un pensiero notevole, secondo me. È bellissimo. Non è mio, sinceramente, non sono così bravo. Non è mio. Gli immortali sono soli. Sono troppo felici. Sono troppo oltre. Siamo noi con la nostra infelicità ad essere meno soli. Ma lei sa benissimo che, essendo immortale, è infelice. Nessuna pena concede, nessun dolore, nessuna tempesta all'orizzonte, essere immortali. Io sono sola di attese, attese cancellate, segni da Zeus che mi tolgono finalmente questo tremendo assillo, me lo tolgano un giorno all'altro, questo assillo della felicità. Con te soffrire al gemito di un abbraccio insperato, attendermi dentro l'urlo che mi viene dal tuo amore, è uscire, straniero,
da questa divina prigione di sensi pacati e cieli inutilmente azzurri. Vale in disperazione e pianto, vale di più il tuo addio di questa cieca eternità che avrò da vivere. E non sarò più se non ombra quando ti perderai di là del capo di Ogigia, Odisseo, perché non un'isola, il mare è il tuo mondo. Ascolta, ti ricordi quando venne la nave del Fenicio a portar via me con tutta la voglia di cantare gli uomini, il mondo e farne poesia? Con l'occhio azzurro io ti salutavo, con quello blu io già ti rimpiangevo e l'albero tremava e vidi terra, i greci, i fuochi e l'infinita guerra. Li vidi ad uno, mentre aprivano la mano e mi mostravano la sorte, come a dire noi scegliamo. Non c'è un Dio che sia più forte. E l'ombra nera che passò ridendo ripeteva no. Ascolta, ero partito per cantare, uomini grandi dietro grandi scudi, e ho visto uomini piccoli ammazzare, piccoli goffi, disperati e nudi. Laggiù conobbi pure un vecchio Aedo che si accecò per rimanere nel sogno. Con l'occhio azzurro invece ho visto e vedo, con quello blu mi volto e ti ricordo. Ma tu non mi parlavi e le mie idee come ramarri ritiravano la testa dentro il muro quando è tardi, perché è freddo, perché è scuro e mille solitudini e i buchi per nascondersi. E ho visto fra le lampade un amore, e lui che fece stendere sul letto l'amico con due spade dentro il cuore, e gli baciò piangendo il viso e il petto, e son tornato per vederti andare, e mentre parti e mi saluti in fretta, fra tutte le parole che puoi dire, mi chiedi, me la dai una sigaretta? Io di muratti mi dispiace, non ne ho. Il marciapiede per Torino, sì lo so. Ma un conto è stare a farti un po' di compagnia, altro aspettare che il treno vada via. Perché t'aiuto io ad andare, non lo sai.
E questo a chi si lascia non succede mai. Ma non ti ho mai considerata roba mia. Io le mie favole e tu una storia tua. Ma tu non mi parlavi e le mie idee come ramarri ritiravano la testa dentro il muro. Quando è tardi, perché è freddo, perché è scuro e ancora solitudini e buchi per nascondersi. E non sei soli quando un altro ti ha lasciato. Si è soli se qualcuno non è mai venuto. Però scendendo perdo i pezzi sulle scale. E chi ci passa su non sa di farmi male. E non venite a dirmi adesso lascia stare, che c'è la lotta e poi bisogna continuare. Perché se questa storia fosse una canzone con una fine mia, tu non andresti via, tu non andresti via. Come si è piccoli, piccoli, piccoli come uomini. Io mi ricordo adesso mentre la cantavo questo ultimo spettacolo, ma sono tanti anni, è nata tanti anni fa. E uno penserebbe, ma come fa? Canta questa cosa. E invece, prima ho visto Pippo Lamberti, che abbiamo suonato per tanto tempo insieme, siamo stati insieme. E ho ricordato altri musicisti, altre persone a cui ho voluto bene, siamo stati insieme a cantare. E invece ogni volta è la stessa, eh? Ogni volta è nuova, ogni volta è uguale. Cioè l'ultimo spettacolo c'è sempre, c'è anche oggi, c'è continuamente. C'è delle cose che perdi, quelle che trovi. E infatti c'è un incrocio voluto, voluto. Come si fa a incrociare la guerra di Troia con un treno che parte per Torino? Sembra impossibile, ma invece è così, perché gli addii sono uguali in tutti i momenti, in tutti i tempi. E l'amore è uguale in tutti i momenti, e in tutti i tempi. E io mentre la cantavo pensavo non a questa, non tanto alla donna che se n'era andata. Anche se effettivamente mi dispiace, mi spiaceva allora. Pensavo al fatto che abbiamo questa meravigliosa potenza di dimenticare il dolore e di trovarla un'altra donna, e di trovare un altro uomo, di trovare un altro amore. E mentre mi veniva tutto questo ricordo, perché mi ricordo tutti i momenti, io me li ricordo tutti benissimo, anche quella giornata tristissima, tutti hanno una giornata triste in un amore che se ne va. Però dopo è venuto il paradiso,
Cioè la vita di un uomo non si ferma, è quello. Assolutamente. Un uomo che si ferma non è Ulisse. Un uomo che va avanti, un uomo che continua, un uomo che si ripropone, un uomo che sbatte contro il dolore e lo supera, è Odisseo. È lui. È questa capacità immensa di continuare. Vedete, ci sono due straordinarie capacità di concepire il mondo, la terra e il mare, e anche economiche, e anche politiche, e anche antiche, cioè la terra è permanenza, ci stai, ti fermi e non te muovi, quella è anche matriarcato la terra, perché è la donna che comanda la terra. Il mare è insicurezza, è incertezza, è problematicità, è dubbio, è insicurezza, è arte. Il mare non sai mai dove ti porta, non sai mai che cos'è, dove finisce. Oggi lo sappiamo, certo, ma sto parlando di una metafora, io, di un simbolo. È chiaro che Ulisse non lo sapeva dove finiva il mare, però lui doveva andarci continuamente dentro a sbatterci la testa, perché lui era Ulisse, perché lui era te. Era te, era te, perché lui era noi. Ulisse non si fermava nella terra a coltivare gli asparagi, non gli fregava niente. Quella era roba che non, proprio non gli interessava, non poteva interessargli di meno, proprio non era roba sua. Non gli importava nulla della certezza. Cosa fai? Sei certo ogni giorno di quello che ti porterà la terra? Bello anche quello, bellissimo. Però Ulisse no, Ulisse aveva questa straordinaria capacità che degli uomini veri, cioè quello di non sapere mai se vinci o perdi, ma quello di metterti in gioco sempre. E questa è la capacità dell'uomo vero, che io ho sempre amato, soprattutto negli altri, perché io non sono così bravo, però in quelli che l'hanno fatto, tutti quelli che l'hanno fatto, tutti quelli che hanno perso l'esistenza davanti a questa capacità di mettersi e affrontare l'ignoto. Questo affrontare l'ignoto è qualcosa che dobbiamo ricordarci. Anche in un'epoca come la nostra, dove effettivamente non è facile, perché se riusciamo a tenere quello che abbiamo è già tanto. Tutti lo sappiamo, perché va male tutto, perché l'economia è un casino, perché l'Italia è un casino e tutto quanto. Però non possiamo assolutamente dimenticarci che la nostra funzione di uomini non è pensare soltanto e solamente al nostro orticello, al nostro piccolo pezzo di terra, a quanto pago di tasse, a come le vado, a questo e a quest'altro. È molto di più, è molto di più. Va molto più in là, molto. Tutte le persone che la pensano in quell'altra maniera non esistono per me. Preferisco un uomo che perde tentando e rischiando a un uomo che vince fregando. Ma questo è ovvio. Ma preferisco comunque e sempre un uomo come Ulisse, che non ha paura di niente, perché sa che quello non è un mestiere, quella è una trasposizione del vero. È un compito della vita, è un dovere, è andare a vedere se c'è o non c'è Dio da qualche parte. E se lo trovi, bene, se non lo trovi sei così grande che ti basti anche. Adesso mi tolgo la maglia perché fa caldo, però la maglietta che ho sotto, ma penso che non disturbi nessuno, è una vabbè, non è soltanto una bandiera, quindi certo che voglio bene sia al Genoa che alla Sampdoria, non è un problema. Ma la maglietta che ho sotto è di Xavier Zanetti. E quindi, cioè, non sto parlando di Inter, sto parlando di Xavier Zanetti, che è tutta un'altra cosa, che è una persona meravigliosa, e credo che tutti lo conosciate, sapete che cosa ha fatto e fa nella vita. Quindi posso anche tenermi Xavier Zanetti.
Lo stemma dell'Inter c'è, vabbè. Ma d'altronde uno non può tradire se stesso, qualsiasi cosa succeda. Cazzo, che culo che abbiamo avuto ieri. Io ho visto il primo tempo e poi sono andato a dormire. Ho detto che prendiamo 5 gol dal Napoli. Beh, insomma, era veramente orribile la partita dell'Inter. Non toccava palla. E poi improvvisamente mi ha chiamato mio figlio, mi ha detto: ma abbiamo pareggiato. No, stai scherzando. No, abbiamo pareggiato. E succede, vedete, anche nella vita è così. Sei lì che pensi che i flutti ti sommergano completamente, invece improvvisamente arriva anche una rivincita, tutto qua. Parlavamo d'amore? Certo, parlavamo d'amore, ma continuiamo a parlare d'amore. Guardate che non è una lezione questa, dai, sapete, le lezioni sono cose molto più serie, eh? Però è un ricordare. Allora, il periodo di cui stiamo parlando noi adesso è un po' antico, sinceramente. Siamo 1200-1100 anni prima di Cristo, quindi tantissimo tempo fa. Poi di Troia, cioè di Troia nel senso di città, che sia chiaro, di Troia ce ne sono tante, perché ci sono un sacco, lo sapete benissimo, un sacco di fondamenta, un sacco di mura, quindi tante epoche, tantissime. Però l'epoca della guerra di Troia è quella. E fu una guerra assolutamente di interessi economici, quindi non è quello il problema. Omero viene dopo, quindi Omero racconta, pensate, la guerra di Troia, non solo l'Iliade, ma anche l'Odissea, seppure la raccontate lui, con 2-3 secoli di differenza. E allora le racconta come fantasie, come storie, come invenzioni, non le racconta come cronache, le racconta come immagini. Voi pensate che Omero credesse a Scille e Cariddi? Ma manco per sogno. Figurarsi se Omero nell'800 avanti Cristo, che è un'epoca già seria e avanti, è scientifica e tutto, ma mai più pensava a queste cose qua, né ai le strigoni, né a Circe, né a personaggi impossibili, i ciclopi. Ma quando mai Omero può pensare che esistano i ciclopi? Quindi era tutta una fantasia. Anche questo non lo sapevate, dite che non lo sapevate. Non facciamo finta di niente. Omero raccontava queste cose come le credesse, come fossero vere. No, manco per cazzo, non ci credeva proprio. Assolutamente. Per lui era un raccontare una favola. Come oggi le racconteremo ai nostri figli, quelle della fata turchina, di Biancaneve, di Cenerentola, uguale, per lui era uguale, era la stessa cosa, non ci poteva pensare a questo, però erano simboliche queste cose, perché gli servivano, perché Ulisse, il suo eroe, il suo uomo, andasse a imbattersi in cose invincibili. Gli uomini sono vincibili. Invece i miti, i mostri, e le fate, le streghe, i drammi sono invincibili, e per cui far vincere Ulisse contro queste cose qua era dare ancora più valore alla persona, all'uomo, dargliene tanto, perché Ulisse vince sempre, batte sempre le forze della natura. Questo è l'illuminismo dell'Odissea: l'uomo è più forte di qualsiasi cosa. Ulisse non vince invece, oppure ha difficoltà grandissime, sempre in amore, perché quella è imbattibile. Cioè la donna è più imbattibile di Scille e Cariddi e dei ciclopi. E che cazzo sono Scille e Cariddi e i ciclopi? Con una palettina li butto via. Ma una donna? È una donna chi la batte? È impossibile. Quando una donna è innamorata, sono cavoli tuoi, assolutamente, e devi esserne all'altezza, sempre e comunque. Cos'è una donna innamorata? Una donna innamorata è l'uomo alla superpotenza, cioè l'umanità alla superpotenza, la più alta figura dell'umanità. Non esiste niente di più alto in amore come una donna innamorata, nemmeno un uomo non ci arriva manco a sfiorarla.
è la donna innamorata che è il più alto esempio e grande, anche se avessi il testo sarebbe meglio, perché vorrei cantarvela, dell'amore di una donna. E questo è un amore ancora... Sì, beh, posso girare anche io la pagina. Così rincoglionito. Allora, soltanto un secolo e mezzo dopo Omero arriva questa storia d'amore straordinaria, che è la storia di amore di una donna. Una donna particolarissima, una poetessa, una scrittrice meravigliosa, che ci racconta il giorno in cui la ragazzina, la ragazza che lei amava più di ogni cosa, va a sposarsi e quindi la lascia, l'abbandona. E l'abbandono è ancora più forte, e qui c'è il rapporto, perché Calipso ci parlava della sua isola, che l'isola era l'isola di Ogigia, da cui Ulisse è scappato, e lei, Saffo di Lesbo, ci parla di Lesbo, l'isola da cui la sua ragazza se ne va per sempre. E se ne va con tutti i ricordi, tutti i pensieri, tutte le sere passate a cantare, a sognare, a immaginare, a sperare il mondo. Tutto quanto. Perché questo io ho tentato di imparare quando l'ho imparato, e di raccontarlo ai ragazzi quando gliel'ho raccontato. Che non esiste letteratura come un fatto di tutti i giorni, buttato lì. La letteratura è vita. Se qualcuno scrive qualcosa, l'ha vissuta. E l'ha vissuta così profondamente che non puoi assolutamente leggerla come fosse una cosa qualunque. La letteratura va letta come se fosse la tua stessa vita, perché siamo tutti uguali in amore. Che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? L'orlo del tuo vestito, un'unghia del tuo dito, l'ora che te ne vai. Che ne sarà domani, dopodomani e poi per sempre? Mi tremerà la mano passandola sul seno, cifra degli anni miei. Chi darai la bocca, l'avveato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai. E dove guarderò la notte, seppellita nel mare, mi sentirò morire dovendo immaginare con chi sei. Gli uomini son come il mare, l'azzurro capovolto che riflette il cielo. Loro credono di navigare, ma non è vero. E tu scrivimi da un altro amore, e per le lacrime che avrai negli occhi chiusi, guardami, ti lascio un fiore d'immaginari sorrisi.
che ne sarà di me, di te, che ne sarà di noi? Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccolo ho sognato un uomo che mi portava via, e in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qua. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi. Perché gli uomini sono come il mare, disperata rabbia di copiare il cielo, e rompono qualunque cosa se non è loro. Scrivimi da un altro amore, le tue parole sembreranno nella sera come l'ultimo bacio dalla tua bocca leggera. Beh, questa non si ripeterà mai più, eh? Questa è una serata unica, quindi qualcuno l'ha registrata, immagino. Fatemi sedere, anche perché ho 72 anni, non è che possa fare tutto. Ma nemmeno lei, nemmeno quella che in realtà... perché tutti quanti abbiamo delle idee fatte, degli stereotipi, cioè tutti quanti dicono: Penelope, che meraviglia, ma pensate che Penelope abbia mai scopato quando non c'era Ulisse? Ditemi la verità. Ma dai, ma stiamo scherzando, mica ci aveva la cintura di sicurezza con la chiave, qualche volta l'amore l'avrà fatto, Però questo non significa nulla, ovviamente, perché noi siamo moderni e oltre. Cioè l'amore è molto diverso da queste cose qua, è molto più importante. Però il destino di Penelope è veramente... Quando io penso alle meravigliose, uniche... Ne dobbiamo parlare, perché è troppo greco tutto questo per non parlarne. Delle meravigliose, uniche, straordinarie, qui non faccio una sviolinata, io penso che siamo tutti d'accordo, canzoni scritte da Fabrizio De André sulle donne. Voi avete idea di, non soltanto quelle che conoscete, che conosciamo tutti, tutti conosciamo La Città Vecchia, tutti conosciamo, vabbè certo, Via del Campo, eccetera, eccetera, ma i personaggi, Francisca che aspetta, Teresa sul mare a Rimini, che aspetta, che attende, che crede, che immagina. La fidanzata dell'eroe che va a morire. Ma che personaggi si è inventato Fabrizio De André? Che capacità meravigliosa di sentire la donna come qualche cosa che non ha mai paura, che è sempre un punto di riferimento. Che ha coraggio,
continuo. Guardate che per Fabrizio non era manco un discorso così imbecille come femminismo o maschilismo. Questi sono discorsi di un altro tipo. Fabrizio sentiva la natura della donna, che è la natura comunque di saper conoscere se stessa e voler bene al proprio uomo, saperlo difendere e volere in ogni caso. Certo, fosse stata una donna, Fabrizio, probabilmente avrebbe scritto il contrario, in parte maschile. Ma lui ha visto le donne in una maniera che sarebbe ora di riprendere, riconoscere, rivedere, ma non solo quelle che vi ho detto io. Ma esiste forse in Fabrizio De André una prostituta che sia viziosa? Le prostitute di Fabrizio sono tutte donne meravigliose, tutte donne che attendono, tutte donne che vogliono dar gioia agli uomini. E Bocca di Rosa chi è? E mica sta perdendo, perde Bocca di Rosa? Bocca di Rosa si sente inferiore agli uomini? Ma manco per sogno. Bocca di Rosa è superiore a tutto. Bocca di Rosa fa quello che fa perché è felice di raffelice gli uomini. È un simbolo, è molto più alto soltanto di un personaggio buttato lì femminile. Ma tutti, pensate alla storia meravigliosa, lo dico perché ha tanti di quei rapporti con la grecità che non finiscono più, di Princesa. Ma quanto è forte la storia di Princesa? Quanto è forte dentro di lui, che si sente donna e uomo insieme e vede che uno passa e uno arriva. E l'illusione che si dà, perché qualcuno si ricorderà Princesa, spero, l'illusione che si dà alla fine è che qualcuno lo ami, o la ami, che è meglio. Anche questo avvocato che effettivamente la tiene chiusa in casa e ogni tanto la fa andare sul balcone. E lei non importa. Ha questa forza di sentire che comunque c'è questo amore, assolutamente. Fila la lana. O non la smette mai di aspettare che torni il suo uomo. Figlia della lana, figli i tuoi giorni. E lui è in guerra, in battaglia. Ma cosa c'è sotto questo? Non c'è mica una dipendenza. Non è quello che Fabrizio vuole dire. E lui, Fabrizio, l'ha preso dalla grecità, ma l'ha preso anche tanto dal Medioevo. Non è questo che vuole dire. Vuole dire che la donna è superiore, di gran lunga superiore, che ha questo senso della difesa della vita e anche del suo uomo, che, per cui non si sente mai assolutamente superata, tranne in pochi casi, e in quei pochi casi fa delle figure effettivamente di merda, sinceramente di merda, come il re fa urlare i tamburi, qualcuno le ricorderà queste canzoni, io le dico, ma io penso che sia chiaro che si sta parlando di un genio, non si sta parlando di uno qualunque, sta parlando di uno dei più grandi poeti del Novecento, quindi sarebbe mediocre che a Genova non lo conosceste e soprattutto che non conosceste tutte queste canzoni. Dovreste tornare stasera, stanotte e risentirvele tutte 200 fino a domani mattina, perché è assolutamente la prima cosa da fare. Allora, quali sono le donne che non contano? Quelle che non hanno capito niente. Non hanno capito che loro sono più forti di tutto e vivono in un altro modo. Il re farò urlare i tamburi è una canzone eccezionale. Ma l'altra donna, perché Fabrizio è capace di andare a prendere in tutte le letterature, l'altra donna che vuole dal suo amante il cuore della madre. Ma quella non ha capito niente. Non è così che ti fai amare, che senti che il tuo uomo ti ama di più. Non hai capito. E Fabrizio ha una dolcezza nel raccontare quella storia. Ha tanta dolcezza che alla fine la fa anche pentire. Cosa che non succede invece in Baudelaire, che racconta la stessa storia, perché è una poesia francese questa. E invece non si pente la donna. Rimane incazzata. Allora, chi è Penelope? Penelope è una donna che sa benissimo il suo destino. Perché per quel che abbia raccontato prima di Ulisse, lei sa benissimo che Ulisse tornerà, ma se ne ripartirà.
non lo può tenere. È una forzatura. Cioè tenerlo e amarlo sono due cose differenti. Tenerlo ed essere amata sono due cose differenti. Per Penelope, e lei lo sa, è così. Cioè Ulisse l'amerà tutta la vita, però non può fare a meno di seguire la sua traccia, e cioè le sue stelle, il suo indirizzo. E infatti così dice, lo dice Penelope, c'è sempre nell'ombra che non pronuncia parole, che fila e disfa promesse, un uomo che arriva, un uomo che parte. Ve la rileggo perché questa non è roba mia, è roba di Omero. Ma quanto è moderna. Sembra scritta adesso. Io l'ho solo tradotta e cambiata un attimo. Però è questa. Cioè c'è sempre nell'ombra, lì che non pronuncia parole, che fila e disfa promesse, un uomo che arriva, un uomo che parte. Questo era il senso che aveva capito Penelope del suo uomo. E che faceva? Lo imprigionava, gli metteva i ceppi, lo legava, diceva scopa solo con me. Cos'è? Come faceva a fare sta vita qua? Impossibile. E poi pensate al periodo anche, perché non è che sono cambiati i tempi. Oggi è tutta un'altra storia. Potremmo anche dire il contrario oggi. Una donna che arriva, una donna che parte. Lo potremmo dire con la stessa nobiltà. Ma allora era così. Era la storia di Penelope che pensava al suo uomo. E diceva Penelope, Itaca non è un luogo, anzi è un non luogo. È uno spiraglio, è un passaggio. C'è quando si apre l'onda. E allora ecco il letto, il bacio, l'amore. Altrove e sempre affoga, è sommersa. È un vetro doloroso per guardare lontano. Tutta l'inappartenenza. Perché Itaca è nuvola, invece il mare è il mondo, è l'uomo, è quell'uomo. Tu sai benissimo chi è e se torna. E se torna, torna per prendersi il suo. Non ha versato lacrime ad ogni freccia che trafigge il destino e ad ogni freccia che è come perderlo poco alla volta. Tu sai che durerà una notte la fiamma che hai vissuto. Ti sei compiuta in quella. Per lui non c'è luogo. Ogni Itaca è un non luogo. Farà i bagagli e chiamerà a raccolta. Presto rotolerà come perle sul marmo il suo pensiero. L'amore. E sarà nostalgia di perderlo per te. Al folgore di averlo ritrovato, prima che irrequieta la vela riprenda a cercare, prima che Itaca sia sommersa di nuovo dal mare. Si è raccontato una cosa così negli anni 70 e i femministi facevano un culo della Madonna. Adesso meno male che sono diventate intelligenti anche le femministe. No, quelle di allora non ve le consiglio. Le femministe di oggi sono meravigliose. Tu perché fai quel gesto strano, così come dire non è vero? Annuisci. 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 Facciamo una canzone che conoscono tutti? Tutti facciamo Lucio San Siro. Hanno ragione, hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo hanno voglia
se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così trovarti, amarti e giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non sono capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi e chioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da ne. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è. Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa? Tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, fa tanto freddo, schifo, e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Lucio e San Siro non ne accenderanno più. E questa doveva essere ed è una serata veramente unica, perché dovunque andremo le prossime, a parte questa di Milano dopodomani, che l'aspetto con molta emozione perché è tutta un'orchestra sinfonica, quindi, ma tutte le altre serate sono serate direi tutte uguali. Questa è un po' inventata, ed è inventata su un, cioè, ci vedete lì davanti? Non mi vedevate, insomma. Lo so, non è che sia molto bello, però
è bello vedersi. È incentrata su un tipo di di conoscenze d'amore che non finisce mai, finisce mai. Adesso non si può insegnare, voi lo sapete, non si può insegnare ai ragazzi a leggere cose che probabilmente a loro sembrano completamente astruse e lontane dal mondo in cui stiamo vivendo. Ma io conosco insegnanti, e tanti, che sanno insegnare che le cose antiche sono la premessa di quelle moderne, e lo sanno dire benissimo. E conosco ragazzi che queste cose si infervorano e si innamorano anche, perché c'è questa grandezza. Voi sapete che non esiste niente, nulla in letteratura, in scienza, in arte, che non sia stato inventato dai greci. Niente. Tutto, dal punto di vista umanistico, tutto. La storia, il romanzo, la poesia, la lirica, la tragedia, tutto. Dal punto di vista filosofico non parliamone poi, perché lì è tutta nata in Grecia. E poi la storia, la storiografia, l'aneddoto, il racconto, la barzelletta, tutto. La scienza. Aristofane, Teofrasto, la scienza. Come è fatto questo scarafaggio? Apriamolo e vediamo. La scienza. Le stelle, mica sono buchi nel cielo, sidera. Che si pensava che fossero fatte di ferro. Sidus è il ferro. Che fossero fatte di ferro. Da qui quella parola bellissima che noi tutti usiamo in italiano oggi, non sappiamo cosa cazzo significhi, ma che in realtà ha questo senso, desiderio. Desiderio, desiderio significa giù dalle stelle. Desideribus. E infatti quando cadono le stelle esprimiamo un desiderio. Vogliamo andare fino a domani mattina a parlare della bellezza della lingua? Pensate, quello lì è un piccolo cantautore che sta lassù e che effettivamente ha fatto 28 dischi e si è cantato tutta la sua vita, ma chissà che cosa ci viene a raccontare. Non è vero, io fino a domani mattina, se volete, sto qua, ti racconto tutto, tutto l'amore che ho per le parole, tutto l'amore che ho per la cultura, tutto l'amore che ho per l'arte, tutto l'amore che ho, tutte le cose che mi hanno salvato la vita. Vi racconto anche del fatto che io non ho quasi più niente dentro, mi hanno tolto un polmone e tutto quanto il rene, quindi non ho nulla, mi hanno tolto tutto, il cuore è uno schifo, non parliamo, è grosso come un melone, comunque che me non me ne frega niente, mi va benissimo, è una situazione di vita che amo, mi sento bene, mi sento ho capito cosa state pensando, cioè cosa sta pensando gli uomini, non le donne. Funziona ancora anche a 72 anni. E allora perché tutto questo programma? Io non... Cioè, perché? Ma perché? Innanzitutto perché questo microfono continua a scendere, prima cosa. Tanto cantiamo adesso, perché è una premessa a una canzone questa, Perché? Stiamo tanto a sbatterci per cercare il senso della vita. Perché questo è il dramma che abbiamo tutti. Che senso ha la vita e tutte queste cose qua. E mi sono imbattuto che fine ha fatto Ulisse, e Adorno che l'ha scritto, dove Adorno non è un pazzo, cioè direi che oltretutto è stato uno dei simboli della mia generazione. Comunque Adorno non è un pazzo, è uno che ha detto anche delle cagate mai viste, Adorno, però ha centrato un sacco di cose. Lui e tutta la scuola. Ulisse non è un personaggio qualunque. Quando mi hanno detto vieni a parlare di Ulisse, no, io non ti vengo a parlare dei canti dell'Odissea, ti dico cos'è l'uomo che rappresenta Ulisse, cioè tutta l'umanità. E l'abbiamo già detto, mi sembra che l'abbiamo già chiarito questo, cioè questa voglia sempre di trovare, di scoprire, di capire. E allora
Adorno ha capito una cosa grandissima in Ulisse, che invece altri non hanno capito. In altri esegeti, eccetera. Ulisse era uno che comunque cercava di coprire il mondo e poi tornava a casa. No. Tornava a casa come? Come prima? No. Ulisse è uno che si imbeve del mondo e impara le cose del mondo e dà un senso alla propria... Questo è fondamentale, perché sennò non avrei amato la vita così, e non imparandola da Ulisse e imparandola da tanti altri. Cioè, a me, non, sinceramente, a me personalmente, come ad Adorno, che vi leggo adesso, non me ne frega un cavolo. Ve lo dico in piena sincerità. Ve lo dico pienamente sicuro. Non me ne importa nulla che la vita abbia un senso o non ce l'abbia. Perché? Perché sono io che devo avere un senso. Allora mi direte, se non ha un senso la vita, non hai senso nemmeno tu. Non è vero, assolutamente no. Io devo dare un senso al mio animo. Perché vivo, combatto, sorrido, immagino, eccetera. A me stesso, in questa esistenza. Che poi la vita abbia un senso suo o non ce l'abbia, non è che cambi molto. Per me non cambia molto. Io sono molto geloso e molto invidioso di quelli che hanno fede. Anche se ne ho anch'io, di fede, però quelli che ne hanno tanta. Sono invidioso perché hanno risolto la loro vita. Non è vero che l'hanno risolta, perché la fede porta dubbi, lo so benissimo, eccetera, eccetera. Però hanno un punto. E sono anche un po' invidioso degli atei, perché in realtà, o degli agnostici, perché in realtà anche loro hanno un altro modo di vedere. Ma sono convinto che qui abbia ragione Adorno, perché non è importante tanto scoprire il senso della vita, dice lui. Conta di più scoprire il senso del proprio animo. Di per sé l'esistenza potrebbe essere un guazzabuglio di casi perfino estranei alla causa-effetto. Potrebbe essere un capriccio divino, o potrebbe perfino non avere un senso del tutto. Ma quel che è certo che debba avere un senso è il mio animo. Che devo fare di me? E quindi è ovvio che o devo adattarmi con pazienza e rabbia al nonsense, o che mi debba conoscere almeno me, invischiandomi nell'alterità della vita. Che esista o no un fine, io questo sono. Credere al preordinato mitico, o rivelato che sia, è una forma di scelta, è un modo di guardare. Percorrere dal nulla l'itinere che riporti alla vita è un'altra cosa. Quindi il fondamento è dall'assoluto all'individuale, prima cosa, dall'individuale all'assoluto, per tornare a me stesso, la seconda. Non ho paura. Perché ho raccontato questo? Perché è la storia che sto raccontando. Perché gli artisti sono così. Cioè, i grandi artisti devono per forza capire il loro animo, e non capiranno probabilmente mai la vita. E non vogliono nemmeno forse capirla. Forse ci provano, come ci è provato questo qua, di cui parliamo adesso, che è una delle persone che io... uno degli artisti che io amo di più. Da 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 da. Guarderò le stelle, com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi, Vincent, sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi, Vincent. Dolce amico mio,
fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo a un fiore, scommetto un girasole, sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, e bocche aperte senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita di fermarla la vita, come una donna amata alla follia, la vita andava via, e più la rincorrevi, e più la dipingevi a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastarono più, e avrei voluto dirti Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te. Guarderò le stelle, la tua e la mia metà del mondo, che sono le due scelte in fondo, o andare via o rimanere via. Dolce amico mio, fragile compagno mio, io in questo mare non mi perdo mai, ma in ogni mare sai, tu le battu, bon hasard pour rien. Addio, da Paul Gauguin. Questa poi è la famosa trappola per topi, per cui non si può portare via, o mi porto via tutto, come quando uno in ospedale si sta facendo. Grazie. Allora, beh, abbiamo detto quasi tutto di Ulisse. Ci sono piccole cose ancora da raccontare, e poi avrei voglia di cantare ancora almeno un paio di canzoni, perché mi sembra che non... Voi sapete che non era previsto che io cantassi, eh? C'è qualcuno che magari si immaginava chissà che cosa. No, questa era una serata sull'Odissea, però quando mi hanno detto vieni a parlare di Ulisse, io ho detto che non canto. E bisognava cantare qualcosa, perché mi sembrava anche giusto. Poi lo scegliamo le cose. Con un paio di cose di Ulisse, effettivamente. Una delle cose è che Ulisse mi sta sui coglioni. Chi ha letto il mio ultimo romanzo, che si chiama... Non ha letto nessuno. Sì, Il mercante di luce si chiama. C'è una rappresentazione di Ulisse un po' orribile, un po' brutta, ma è simbolica la cosa. Certo, la parte meravigliosa di Ulisse l'abbiamo raccontata adesso, stasera, ma c'è una parte di Ulisse che anche Adorno va a beccare, che quando dice che fine ha fatto Ulisse, cioè dov'è finita tutta la voglia di cercare la vita, le cose, è finita nell'antimorale, cioè non c'è più morale,
Adorno configura il fatto che Ulisse è finito, ma d'altronde lo diceva Joyce già, Ulisse è finito nel momento in cui la ricerca dell'uomo è solo utilitaristica, di vantaggio, di guadagno, di interesse, di potere. Ulisse non ha questo in testa, non lo fa per questo, lo fa per sete di sapere, per voglia di sapere, di conoscere. Dal momento in cui il mondo cambia, si ribalta e la voglia di arrivare a qualcosa è solo una voglia pratica, una voglia di interesse, Ulisse non è più lui, non è più lui. E allora l'Ulisse di cui si parla in questo romanzetto che ho scritto è questo Ulisse, purtroppo. È quello che pensa solo all'interesse, al guadagno, al vantaggio, vive con i mezzi della furbizia, della scaltraggine, di queste cose qua, che effettivamente ogni tanto sono anche ammesse, perché uno deve pur difendersi nella vita, però in generale no, non hanno un senso così, così vero. Allora in questo romanzo, questo romanzetto, ci sono due protagonisti che sono uno esattamente il contrario dell'altro e sono due eroi dell'Iliade. Uno è lui, Ulisse, ma non l'Ulisse dell'avventura, l'Ulisse della conoscenza di cui abbiamo parlato noi. È l'Ulisse della furbizia, l'Ulisse della scaltragine, dell'interesse per se stesso. Uno è quello. E l'altro invece è un eroe idealistico, assolutamente, che vive di romanticismi perduti, di cose, di valori che non ci sono più, che si chiama Aiace Telamonio, che esiste nell'Iliade, ma non solo esiste nell'Iliade, esiste anche in tragedie, esiste anche in poeti, c'è una sua bellissima descrizione in Pindaro, c'è soprattutto una grande tragedia su di lui, scritta da forse il più grande tragediografo di sempre, che si chiama Sofocle, ed è proprio l'Aiace. Allora sono due i personaggi, e due forse sono le umanità. Siamo divisi, e forse qualche volta noi tutti facciamo un po' parte dell'una, un po' parte dell'altra. Non è che siamo tutti perfettamente da una parte o dall'altra. Siamo tutti quanti un po' lirici, un po' tragici. Siamo tutti quanti un po' interessati e un po' idealisti. Poi in un mondo come quello in cui si vive oggi è quasi impossibile, e sarebbe anche quasi innaturale, essere tutti d'un pezzo e pensare, no, ci vogliono anche delle, secondo me, che ne ho passate di tutti i colori quando la sinistra era veramente la sinistra, adesso non so più che cazzo è, comunque, una volta era così, io che ne ho passate di tutti i colori, però pensavo che effettivamente non è che si può essere sempre tutti determinati, muro non muro, tre passi avanti, ci sono anche delle discussioni da fare, si può anche qualche volta scendere a compromessi, basta che non si scenda a compromessi con alcune persone. Ma anche questo, visto che siamo a fine serata, è accettabile, perché effettivamente non so più che cavolo dire, quindi dopo aver detto tutto di Ulisse, dell'amore, di questa cosa. Allora, che cosa vi vado a... vi ho detto, esatto, siamo fatti in due modi, assolutamente in due modi. Io vi consiglio, e anche ai vostri ragazzi, ai vostri figli e tutto quanto, tutte le volte che ci sono delle cose grandiose, belle, come l'Odissea, da andare a leggere, a parte il fatto che bisogna trovare una bella traduzione, perché... e che non sia quella antica, che una un pochino più moderna, che è importante, ma prima o poi prima di prepararli un po', spiegargli queste cose qua, guarda che il mondo è così, e questo racconta queste cose, dice queste cose, racconta queste cose in questo modo, c'è nell'Odissea qualche cosa che non esiste nell'Iliade, ma d'altronde sono due poemi epici così diversi, così lontani, che sembrano scritti in due epoche completamente diverse da due persone diverse. L'Iliade è statica, è ferma. L'Iliade è un chilometro fra l'accampamento acheo e Troia.
e succede tutto lì, non c'è nient'altro nell'Iliade. Continua a essere come nei film che l'hanno rappresentata, anche male, direi. Quello è Troia, un film di merda, proprio orribile. Insomma, più errori storici. Mancava soltanto Achille con l'orologio, poi tutto il resto. Comunque, quella è la staticità dell'Iliade, perché è un'epoca di pensiero fermo, è mitico. Oh, gli dèi nell'Iliade contano, tutti quanti. Sono importantissimi. Se a uno degli dèi viene in mente una cosa, quella si fa, e non puoi andarci contro, assolutamente. Non è così nell'Odissea. Nell'Odissea ci sono addirittura dei rivolgimenti, anche delle controindicazioni. Pensate che Ulisse addirittura viene punito perché i suoi compagni hanno fregato i buoi del dio Sole, di Helios, e Posidone si è incazzato e tutto quanto. Cioè, gli dèi sono molto più umani nell'Odissea, sono molto più alla portata di tutti, sono già una trasmigrazione dal mito come eccellenza di credibilità a invece all'uomo che incomincia a capire che esiste il Logos. Ora, Logos, dirlo ai vostri ragazzi è un po' difficile, però è importante, è più importante Logos di ragione, perché è universale la parola Logos. Pensate a quanto ci dà. Ci dà il Lego che unisce i pezzettini, ci dà il logo che è uno stemma di una pubblicità, ci dà tutti i log possibili, cioè quando un'idea si concentra in un simbolo. L'Iliade non ha questa capacità, l'Odissea inventa questa capacità. L'Odissea è la vera vittoria dell'uomo sul caso, sul destino, o almeno la battaglia ad armi pari dell'uomo sul caso e sul destino, cosa che io non ho sempre saputo fare, perché il caso e il destino, ora faremo Viola d'inverno, il caso e il destino a volte sono più forti, ho pensato, però la forza del destino e del caso è quella di batterti fisicamente. Ma dentro di te, e la parola l'abbiamo detta prima, e questa discussione l'abbiamo fatta prima, sai che puoi vincere sempre, che sei più forte. E qui dobbiamo usare delle cose, purtroppo, delle parole strausate e forse anche un po' retoriche, però le usiamo lo stesso, cioè che c'è molto più forte del destino è l'amore. E questa è una cosa semplice, quanto vogliamo, ma secondo me universale. Arriverà che dormo o che do l'acqua ai fiori, o che ti ho appena detto scendo, porto il cane fuori, che avrò una mezza fetta di torta in bocca o la saliva di un bacio appena dato. Arriverà, lo farà così in fretta che non sarò neanche emozionato. Arriverà che dormo, o sogno, o piscio, o mentre sto guidando, la sentirò benissimo suonare mentre sbando, e non potrò confonderla con niente, perché ha un suono maledettamente eterno, e poi si sente quella volta sola la viola d'inverno. Bello è che non si è mai preparato, che tanto capita sempre agli altri. Vivere in fondo è così scontato che non ti immagini mai che basti, e resta indietro sempre un discorso
e resta indietro sempre un rimorso. E non potrò parlarti, strizzarti l'occhio, non porto a farti segni. Tutto questo è vietato da inscrutabili disegni. E tu ti chiederai che cosa vuole dire tutto questo improvviso starti intorno, perché tu non potrai, non la potrai sentire la mia viola d'inverno. E allora penserò che niente ha avuto senso, a parte questo averti amata, amata in così poco tempo, e che il mondo non vale un tuo sorriso e nessuna canzone più grande di un tuo giorno, e che si tenga il resto, me compreso, la viola d'inverno. E dopo avere diviso tutto, la rabbia, i figli, lo schifo e il volo, questa è davvero l'unica cosa che devo proprio fare da solo. E dopo avere diviso tutto, neanche ti avverto che vado via, ma non mi dire pure stavolta che faccio sempre di testa mia. Tieni la stretta, la testa mia. Allora io penso che debba salutarvi con una, qualche cosa di molto semplice, ma che assolutamente sia per sempre. Cioè non è un fatto personale, non è personale, è un fatto per tutti. E questa cosa che auguro ai miei ragazzi da 50 anni, ragazzi nel senso che ho avuto studenti per 50 anni, e ai miei figli, a tutti quanti, è che non ha nessuna importanza che le sconfitte siano più evidenti delle vittorie. Le sconfitte sono sempre più evidenti delle vittorie e il male è sempre molto più rappresentato del bene. Però basta saper guardare. Sapete, lo sguardo di Ulisse era questo. Anche in questo Levinas e anche i commentatori più grandi dell'Odissea hanno capito che quello che era fondamentale in Ulisse era lo sguardo. Lui guardava le cose e le recepiva. Le recepiva. Sapete quando è andato, quando sono arrivato? Lui non voleva rinunciare alle bellezze, alle stranezze della vita. E quando arriva con le sirene, che è uno degli episodi più belli del XII canto, bellissimo, e dice ai suoi marinai, come sapete tutti, dice: no, mettetevi la cera nelle orecchie, perché il canto delle sirene è tremendo, vi fa impazzire, e allora mettetevela, però io voglio sentirle. Ecco, guardate che questa è una metafora straordinaria, cioè davanti alla assurdità, alle cose più assurde, davanti al pericolo più grave che possa esistere, cioè un canto che fa impazzire, Ulisse, che è, no, che è noi, che siamo noi, non si mette la cera nelle orecchie. Assolutamente no. Ulisse non lo fa. Ulisse si fa legare. Secondo me poteva anche non farsi legare. Si è fatto legare.
in modo che non diventasse pazzo, non rompesse l'albero della nave, qualsiasi cosa. Però non, lui vuole sentirlo quel canto, vuole sentire questa cosa straordinaria. Cosa sarà stato il canto delle sirene? Io non lo so, ne abbiamo immagini oggi, eh? Sarà stata una meraviglia, un coro angelico, qualcosa, non lo so cosa sarà stato, una cosa che riempiva completamente, ma anche che ti distruggeva l'anima, ti entrava dentro. Le sirene cosa raccontavano ad Ulisse? Hanno raccontato, ecco, forse Ulisse anche in questo un po' era contento di sentirlo, ha raccontato la sua grandezza. Se andate a rileggere il dodicesimo canto, io non lo leggo da 20 anni, però me lo ricordo. Se andate a rileggere il dodicesimo canto, Ulisse è lì che ascolta le sirene che cantano Troia e cantano che lui è uscito da Troia vincente, cioè gli fanno l'elogio praticamente. È questa attenzione che è una cosa profondamente morale, nel senso che mai sentire gli elogi per se stesso, che sono troppo nella vita, sono cose da sirene. Infatti oggi è diventato proverbiale: un canto di sirene significa qualche cosa che non è vero, qualche cosa che è una balla per te, per farti sentire chissà chi, perché non è quello che doveva sentire Ulisse. Però la bellezza di questo canto, il piacere una volta ogni tanto in mezzo a tutti che te le danno, ti picchiano, alle donne che ti tengono lì e non ti vogliono lasciare andare, al mare che è sempre più forte di tutto, a Penelope che è lontana, cioè finalmente una volta sentir parlare di sé bene, fa bene a tutti, sinceramente. Se il nostro marito, nostra moglie lo facesse o una sera venisse lì e ci dicesse ti faccio la sirena stasera, non che non c'entra niente, ti faccio la sirena, e nemmeno un fatto sessuale, perché sarebbe anche carina l'idea di fare la sirena, sarebbe credo un gioco sessuale divertente, però non è quello, ti faccio la sirena, parlo bene di te, cioè ti dico quanto io ti stimo, ecco, in un canto, te lo canto, tanto siamo solo io e te qui. È questo che sente Ulisse quel giorno, quel pomeriggio dalle sirene, sente parlare bene di sé. E vi dico la verità, io credo che questo serva a tutti. Non si può solo sgridare la gente, prenderla a calci in culo, anche se ha torto. Non si può solo dire tu chi sei, non sei nessuno. Secondo me bisogna assolutamente ogni tanto, ma anche più che ogni tanto, è fare un piccolo elogio, rallegrarsi con le persone e dirgli tu sei importante nella mia vita. Anche magari mentendo un po', non è importante quello, ma far sentire alle persone che hanno un valore. Secondo me questo è vero, questo è da uomini, questo è da Ulisse, questo non è da cretini sicuramente. Umberto Eco dice l'Odissea in realtà è un poema che è una lotta fra gli intelligenti e i cretini, perché ha ragione, perché gli intelligenti vincono, Ulisse, cioè, i cretini, i proci e tutte le troie che ci sono perdono tutti, quindi è veramente una battaglia tra intelligenti e cretini. E per la barca che è volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Tu chiami.
chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. In questo disperato sogno, tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Sai, perché le idee sono come le farfalle e non puoi togliergli le ali. Perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, tu chiamami sempre, sempre amore. E questa maledetta notte vedrai amore dovrà pur finire, perché la riempiremo io e te e noi di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore. Germini.